Le astroparticelle o raggi cosmici coinvolgono ormai numerosissime discipline, da quelle scientifiche a quelle artistiche. Basta dire che la musica che ascoltate in sottofondo è generata dalla sonorizzazione dei dati ricavati dal passaggio dei raggi cosmici nei rivelatori. In questo caso il duetto è prodotto dai rivelatori delle sonde Voyager, che dopo aver esplorato numerosi pianeti sono ormai uscite dal nostro sistema solare. Ci stiamo recando all'Osservatorio Astronomico di Tradate, che è immerso nel verde del Parco Pineta, per parlarvi del progetto ADA e dei suoi rivelatori di astroparticelle. La fondazione dell'Osservatorio Astronomico di Tradate è stata inaugurata il 13 maggio del 2007. Ci occupiamo prevalentemente di didattica, divulgazione ed attività scientifica. L'attività scientifica è un'attività che viene fatta con i telescopi, abbiamo vari telescopi di cui il principale ha un obiettivo del diametro di 65 cm e ci occupiamo prevalentemente di fotometria su oggetti, dei piccoli oggetti del sistema solare come ad esempio asteroidi o comete. La parte divulgativa invece è una parte in cui noi apriamo l'osservatorio al pubblico, questo noi lo facciamo la seconda e la quarta domenica di ogni mese e organizziamo anche una serie di serate osservative sempre pubbliche e gratuite. La parte didattica è un'altra parte importantissima dell'osservatorio. Pensate che a oggi passano quasi 7.000 ragazzi all'anno a far didattica. Una delle tanti progetti che noi proponiamo alle scuole è anche quello dello studio delle astroparticelle, che è stato ideato dal responsabile della sezione astroparticelle dell'osservatorio, che è il Marco Arcani. I raggi cosmici sono particelle subatomiche, nuclei di atomi, prevalentemente protoni, e sono particelle che provengono da oggetti cosmici violenti come esplosioni di supernove, resti di supernove e buchi neri. I protoni primari che arrivano dallo spazio colpiscono le molecole in atmosfera, creano degli sciami di particelle più grandi che possono coprire un'area molto estesa, e questo è molto interessante per il progetto ADA. L'estensione della superficie interessata dagli sciami di particelle cambia a seconda del tipo e della quantità di energia della particella primaria. Per rivelare gli sciami servono dunque grandi rivelatori dell'ordine del chilometro quadrato. Poiché non è possibile costruire un singolo rivelatore di tali dimensioni, la tecnica utilizzata negli osservatori di raggi cosmici è quella di utilizzare decine o centinaia di rivelatori più piccoli e distribuirli a matrice, ovvero distribuire una grande quantità di piccoli rivelatori su un'area che sia più grande possibile e coordinarli tramite computer. Generalmente più l'energia dell'astroparticella primaria è grande e più è grande l'area interessata. Per nostra sfortuna le particelle più energetiche sono anche molto rare e il fatto di costruire osservatori enormi aumenta anche la probabilità di rivelare questi rari eventi. L'energia posseduta dai protoni primari può arrivare a livelli veramente elevati. Pensate che un singolo protone potrebbe sollevare questa pallina per oltre 10 metri da terra. Attualmente il più grande osservatorio di raggi cosmici al mondo è l'osservatorio Pierre Auger in Argentina. Esso infatti occupa un'area di oltre 3.000 km quadrati con l'utilizzo di 1.600 grandi rivelatori sparsi per la Pampas argentina. Il progetto ADA è basato sullo stesso principio di funzionamento. Naturalmente le prestazioni non possono essere quelle dei grandi osservatori professionali. Questo però non preclude la possibilità di ottenere interessanti risultati didattici e scientifici. L'idea è quella di distribuire i rivelatori alle scuole, agli osservatori astronomici o a chiunque sia interessato a questo progetto. Ogni rivelatore dell'esperimento ADA collegato al proprio computer invia i dati in internet, dove è possibile visualizzare in tempo reale l'andamento dei raggi cosmici. I dati così raccolti possono essere utilizzati per fare analisi di diversa natura. Marco Arcani ci ha proposto un progetto molto interessante che coinvolge le scuole anche nella costruzione di strumenti che possono rilevare, registrare e quindi poi elaborare i dati che provengono dai raggi cosmici che colpiscono il nostro pianeta e tutti noi. Il rivelatore adottato per ADA è uno strumento progettato e costruito autonomamente.
Attualmente sono assemblati utilizzando come involucro dei comuni case per computer. Questo rivelatore è stato chiamato AMD5 perché è il quinto di una serie di prototipi costruiti nel corso degli anni. L'AMD5 fa uso di due tubi di tipo Geiger-Müller che lavorano in coincidenza. Questo serve per discriminare le particelle dei raggi cosmici da quelle della radioattività naturale. Infatti, solo le particelle cosmiche hanno sufficiente energia per attraversare entrambi i tubi Geiger. E poi l'elettronica che si occupa di contare le particelle e di inviare il conteggio al computer. Avere due tubi Geiger sovrapposti attribuisce allo strumento una geometria nella visione ottica dei raggi cosmici. Non a caso questo strumento nel 1930 fu battezzato da Bruno Rossi telescopio per raggi cosmici. Grazie a questa caratteristica, AMD5 può essere impiegato per fare misure sulla direzione di provenienza dei raggi cosmici. Le traiettorie delle particelle cariche sono infatti obbligate dal campo geomagnetico. È ormai certo che le astroparticelle influenzano anche il clima del nostro pianeta. Alcuni lavori interessanti che si possono fare con i rivelatori AMD5 sono il confronto tra i valori dei raggi cosmici e i dati ambientali come temperatura e pressione, e comprendere come il flusso delle particelle cosmiche sia influenzato dall'ambiente atmosferico. Un'altra ricerca d'avanguardia che si potrebbe condurre è quella che stanno svolgendo alcuni scienziati convinti del fatto che i fulmini temporaleschi ed altri fenomeni elettrici in atmosfera siano innescati proprio dai raggi cosmici. Il nostro Sole, con il proprio campo magnetico, modula il flusso dei raggi cosmici galattici primari. Una misura relativamente semplice da provare con AMD5 è il confronto tra i dati dell'attività solare in periodi di intensa attività e i dati dei raggi cosmici a terra registrati dall'esperimento ADA. Infatti, durante periodi di forti emissioni solari, il numero di particelle contate a terra scende rapidamente. A questo scopo è stato implementato nell'esperimento ADA un sistema che plotta i dati del vento solare in real time, in modo di avere un monitoraggio costante dell'attività solare. Il rivelatore AMD5 alla FOAM13 è installato in una struttura praticamente a cielo aperto che ospita i telescopi ausiliari dell'osservatorio. Il rivelatore è perennemente in funzione e attraverso la rete di trasmissione dei dati i segnali dei raggi cosmici sono così trasmessi al computer dedicato che si trova nel laboratorio eliofisico. Sul computer è installato un software autoprodotto chiamato AstroRAD. Il programma raccoglie i dati del rivelatore in una tabella ed è possibile esportare le registrazioni in diversi formati. Anche dal software è possibile controllare l'attività solare, che è un parametro fondamentale e da tenere sempre in considerazione nell'esperimento ADA.
tramite software AstroRad ogni 15 minuti i computer collegati con ADA inviano i dati in rete web. In questo modo i dati sono archiviati su server e all'accesso alla pagina del pannello di controllo di ADA il sistema plotta istantaneamente i dati giornalieri. Questo è un aspetto molto interessante perché permette di tenere sotto controllo sia il funzionamento dei rivelatori che il flusso dei raggi cosmici. Oltre ai vari e interessanti esperimenti che si possono fare con ADA, quello che ci attendiamo e che auspichiamo sono eventi ad alta energia che dovrebbero interessare più rivelatori contemporaneamente. Ci spostiamo a 5 km di distanza, 3 in linea d'aria, dove è installato un altro rivelatore relativo al progetto ADA. La musica che sentite in sottofondo è generata sempre dai raggi cosmici ed è prodotta dallo strumento Creator o Crater a bordo della sonda spaziale LRO della NASA. Questo strumento collegato con l'esperimento ADA in questo momento sta facendo misure sulla direzione di provenienza dei raggi cosmici. In tutto il mondo gli osservatori di raggi cosmici e di neutrini sono in attesa dell'esplosione di una supernova all'interno della nostra galassia. Nella nostra galassia sono attese una o due supernove al secolo. Siamo attualmente in credito di 3 o 4 supernove. Questa schermata simula il risultato che si potrebbe avere se l'esplosione di una supernova fosse sufficientemente vicina. Gli sciami di particelle sarebbero così grandi che sarebbero visualizzati come eventi contemporanei in rivelatori distanziati anche di molti chilometri. Per questo motivo sarebbe importante avere il più grande numero possibile di rivelatori in funzione da poter suddividere in micro e macro aree. In realtà non sappiamo quali segnali potrebbe veramente produrre in ADA l'esplosione di una supernova nella nostra galassia. Non ci resta che aspettare.